why I do this for you. I do this for my father, who I've always seen from time to time in my dreams. I do this for you. I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fan. I do this for you. I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team. I do this for you. All the naysayers and haters who made me one of the greatest, I know it kills you inside, that's why I do this for you. I do this for the kids who sit a bit outside the mix. E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto nel titolo, andremo a giocare con un nuovo cecchino. Era un sacco che non facevamo un video su un cecchino. Oggi infatti andremo ad utilizzare in crogiolo il morso della volpe. Scusate, non è il morso della vedova, morso della vedova è un altro cecchino. Morso della volpe, ovvero cecchino dello standard, cecchino primario. E cecchino che in realtà è uscito parecchio tempo fa, infatti è uscito con la season scorsa se non mi sbaglio, e che però ho deciso di portare solamente oggi perché ultimamente si vede veramente parecchio in crogiolo. Inoltre Sadil lo vendeva con un perk molto interessante, quindi ho detto vabbè, proviamolo e vediamo cosa possiamo tirarne fuori. Adesso però andiamo subito a vederne i perk. Abbiamo innanzitutto un telaio aggressivo, quindi danni e rinculo elevati. Due tipi di canna, rigatura poligonale, una canna ottimizzata per ridurre il rinculo che aumenta la stabilità, e un calibro ristretto, una canna con doppio rinforzo che aumenta gittata e stabilità. Preferisco mettere rigatura poligonale perché alla fine della gittata mi interessa poco in crogiolo, bene o male i colpi arrivano dove devono arrivare, quindi ha quel peletto di stabilità in più che fa comunque comodo. Dopodiché abbiamo due tipi di caricatore, caricatore esteso, quindi quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli ma si ricarica più lentamente, aumenta notevolmente caricatore, riduce notevolmente la velocità di ricarica, oppure caricatore flangiato, ottimizzato per la ricarica rapida che aumenta leggermente la stabilità e notevolmente la velocità di carica. Alla fine per un colpo ho preferito mettere caricatore flangiato perché aumenta veramente di tantissimo la velocità di ricarica, che è molto buona soprattutto giocando con un saccheggiatore. Perk peculiari che sono appunto quelli che vendeva, con cui vendeva l'arma Saladin, che sono mira istantanea, prendi la mira molto più rapidamente, e tiro d'apertura, migliora la precisione gittata quando spari il primo colpo. Una copiata veramente molto molto buona e che adesso andremo subito a vedere in partita. Inoltre ho anche aggiunto il regolatore di mira, quindi quest'arma ottiene una migliore acquisizione del bersaglio. Ok, cittadella, ottima mappa per un cecchino, purtroppo in controllo, ma va bene. Vi dico subito che ho fatto qualche partita ovviamente prima di provare l'arma, soprattutto l'ultima partita che ho fatto ho sfiorato un run out, quindi chissà che magari non riusciamo a fare qualcosa in questa partita. Bene, stiamo giocando in una squadra con uno che ha lo Yotun, quindi è tipo abbastanza difficile riuscire a vedere un nemico senza che questo muoia folgorato da una palla nucleare. Ok, allora iniziamo a parlare di tiro d'apertura, che è il perk penso più interessante per quanto riguarda un cecchino, dato che comunque il primo colpo... non ho ben capito come funzioni questa cosa del primo colpo, se il primo colpo intende proprio il primo colpo che spari, quindi non so, magari in un intervallo di 5 secondi, che è comunque tanto, però il primo colpo che spari sia il primo appunto in questo intervallo. Questo ragazzi quanto lagga, adesso gli è arrivata la kill. Dicevo, parlando di tiro d'apertura, devo dire che è un perk molto molto utile per un cecchino, soprattutto per un cecchino ad alto impatto come questo, e che spesso si fa sentire in maniera allucinante, perché si fanno certe cose che non si capiscono molto bene. Madonna, guarda questo, raga. Non so nemmeno se l'ho ucciso io, perché... sì, l'ho ucciso io, ok. Ormai prendiamo le kill tipo 3 secondi dopo. Tra l'altro il fatto che sia un cecchino ad alto impatto ci permette anche di accompagnarlo ad armi come per esempio un cannone portatile, e quindi fare una combo abbastanza tumorella, ovvero... ma il bastone è il nostro? Loro dov'è? Non lo so, vabbè. Dicevo, una combo abbastanza tumorella, ovvero body e cannone portatile ovunque praticamente, perché basta avere un cannone portatile anche come l'ululato, quindi un 180, prendere in testa però. Ok, vedete che tiro d'apertura si fa sentire ed è veramente molto molto utile. Dicevo, un 180 o un 140 magari preferibilmente. Nope. Fail. Nope. Fail. Per andare a concludere il fight. Dov'è? Nope. 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 Che scandalo, sto prendendo una serie di body uno dopo l'altro che nemmeno un sarto di... non lo so. Un altro perk che apprezzo, fail. Ok, questa volta è morto, aspettiamo un attimo. No, non l'ho preso a quanto pare, anche il lag. Ma come, che c'è arrivato questo qua, aiuto.
dicevo, un'altra cosa che apprezzo molto nei cecchini è mira istantanea. E è una cosa che in realtà è diventata quasi necessaria per me in un cecchino. Spesso non riesco nemmeno a utilizzarla se non c'è mira istantanea. Dicevo, mira istantanea che per me è diventato un perk quasi necessario. E che devo dire fa molto molto comodo. Ora io in realtà non sono tipo che utilizza molto i cecchini ad alto impatto, e quindi quelli che generalmente quanti body, dicevo, quelli che generalmente sono un po' più lenti forse come maneggevolezza, hanno una maneggevolezza un po' più bassa, si muovono appunto un po' più lentamente. Però con questo mi ci sto trovando molto molto bene, e devo dire che è l'unico cecchino che vedo in giro, quindi forse potremmo dire che è il più facile da usare, non lo so, è l'azzardo io. Ottimo, un'altra volta cittadella, solo questa volta in scontro, quindi forse riusciamo a fare qualcosa di meglio. Devo dire che io inizialmente questo cecchino non lo amavo molto, infatti quando l'ho provato le prime volte per vedere appunto se fosse stata un'arma da portare, insomma, ho un po' storto il naso, qui ho filato un colpo atroce. Ho un po' storto il naso, dicevo, non mi è piaciuto. Ultimamente invece, nell'ultimo 1-2 giorni, ho imparato a usarlo. Penso dovessi solamente abituarmi al fatto che è leggermente diverso dai cecchini che uso di solito. Però veramente sono riuscito a renderlo mio e a farci delle cose molto molto carine. Infatti teoricamente io questo video l'avevo anche già registrato, solamente che mi hanno un attimo scazzato, per fortuna, perché l'avevo registrato in realtà nel periodo in cui ancora l'arma non mi piaceva più di tanto. Mi ero scazzato un attimo, dicevo, e ho preferito rifarlo. Ok, veramente, tiro d'apertura, ragazzi, è spettacolare certe volte. Tra l'altro spero che vi sia piaciuto quel piccolo montaggio che ho messo all'inizio. È la prima volta che faccio una cosa del genere per un video, quindi spero sia venuto bene. In realtà ancora non l'ho editato quando vedete, quando sto giocando, quindi non so ancora se sia venuto bene o meno. Le clip ovviamente sono quelle che sono, sono quelle che sono riuscito a fare in questi 2-3 giorni in cui ho giocato con l'arma. Però penso che non siano nemmeno malissimo. Una cosa invece che ho notato è che riesco a fare molti molti no scope, ovviamente in body, perché in testa è più difficile. Si può fare, ma è ovviamente più difficile. Però riesco a fare comunque parecchi no scope anche se in body, e poi a finire con il cannone portatile, come vi ho già detto prima. Cavolo, sta facendo questo. Ok. Non saprei dirvi se sia l'arma o non lo so, se ultimamente sono diventato più bravo a fare i no scope semplicemente, ma mi sto facendo veramente parecchi con quest'arma in particolare. E tra l'altro fa anche un sacco di danno in testa, se non sbaglio fa 400 qualcosa, che vuol dire che teoricamente penso possa shottare una super. Una volta l'ho fatto, non ricordo sinceramente se fosse morto, penso che sia in una clip, non sono sicuro. Comunque non ricordo se il tipo che ho, a cui ho sparato in testa, sia direttamente morto, cioè abbia dovuto finirlo qualcun altro. Però sono sicuro di averlo ucciso col cecchino sparando in testa. No, mi ha fatto lo scudo. Oddio, una distorsione dietro. Oddio, una distorsione dietro. Perché non ha sparato? No. L'ho preso in body, non ci sto credendo, come? E perché ha tutta la vita più che altro? Ah, ok, non ho preso lui, ho preso la barriera dietro. Comunque, in generale, devo dire che è sicuramente un buon cecchino. Ora, non vi so dire se questa cosa delle super sia vera o meno, quindi se possa effettivamente shottare una super, ovviamente in testa, ma shottarla. La differenza comunque tra tiro d'apertura e non tiro d'apertura si fa sentire parecchio, perché io l'arma inizialmente l'avevo iniziato ad utilizzare senza questo perk, questo roll, perché le avevo droppata una con furia, mi sembra, e mira istantanea sempre. E devo dire che insomma, appunto, questo cambiamento tra mi piace e non mi piace l'ho avuto dopo che ho cambiato arma. Diciamo, dopo che ho cambiato arma, quindi appunto questa differenza tra tiro d'apertura e senza tiro d'apertura è veramente molto pesante, si fa sentire. Sono sicuro però che si possa shottare il quel tumorone là, ecco, che si può shottare, ovvero il tano con lo scudo. Quindi se trovate uno con la maschera a mano occhi, oppure se trovate uno che spona, penso che si possano shottare con quest'arma, perché se non sbaglio lo scudo dovrebbe essere un 100 in più di vita. Questo fa 440 di danno in testa, quindi penso possiate shottare praticamente chiunque abbia uno scudo di qualunque genere.
Stavo cercando di prendermi il fantasmino, ma non lo vedo più. Eccolo. No! Ottimo, abbiamo vinto anche questo. Oddio, fuggi, fuggi prima che... Ma quel tipo è tipo sprofondato nel terreno, l'avete visto? Si è tipo... è stato risucchiato dal terreno, vabbè, comunque. L'arma, ragazzi, devo dire che è molto buona. Sono contento di aver cambiato idea perché, appunto, come ho detto all'inizio, non mi piaceva, ma provandolo un po' ho iniziato a prenderci la mano e devo dire che si riescono a fare veramente delle cose molto molto carine, soprattutto grazie al suo alto impatto. Si riesce ad uccidere magari anche qualche nemico che ha la vita più alta. Quindi ragazzi, io direi che se il video è piaciuto, lasciate like, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete. Ciao, tra l'estima, seguite anche su Instagram, Facebook. Come ogni video vi lasciamo questo in descrizione, è anche da bellissimo, nuovissimo. Fantasticissimo sito, e da questo ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce.